amici di Armietiro, la protagonista della nostra prova di oggi è una carabina Browning Bar in un allestimento molto particolare. Si tratta della carabina Bar MK3, quindi la serie più recente in assoluto, in allestimento ATAX. Questo che cosa significa? Significa che la calciatura e la stina sono trattati con un film che ripropone un pattern mimetico prodotto da un'azienda statunitense che si chiama ATAX, e il pattern, lo schema mimetico, si chiama Arid Urban. Si tratta di un concetto molto interessante, in quanto si tratta di una fusione tra i pixel digitali, che vanno abbastanza di moda oggi come oggi, e le chiazze tradizionali del mimetismo, che danno una soluzione ibrida che sia per la forma sia per i colori che sono scelti fornisce un'elevata capacità di mimetizzazione in un gran numero di ambienti, che possono essere sia i climi più aridi sia i climi più continentali. Le parti in metallo, quindi la carcassa in lega leggera, ma anche la canna in acciaio, sono trattati con un rivestimento Ceracoat in tinta coyote, rivestimento che è applicato anche alla slitta e all'ottica Kite 1.6x24. Perché questa carabina nasce come kit per il cacciatore di cinghiali che voglia tirare un pochino più in lungo. Se le distanze di ingaggio diventano un pochino più lunghe, ecco che questa può essere la soluzione. Come si può notare, questo allestimento, oltre alla fornitura dell'ottica insieme all'arma, prevede anche una canna un po' particolare per quella che è la bar. Innanzitutto perché è fluted, ma la lunghezza della canna è di 56 cm anziché 53 come è lo standard della serie Mark III. Soprattutto però mancano del tutto le mire metalliche che tradizionalmente accompagnano invece le carabine per il cinghiale. Quindi questo è un allestimento anche esteticamente molto filante, molto particolare, che ha veramente pochi imitatori, diciamo, nel settore delle carabine semiautomatiche per il cinghiale. La dotazione di tutti i più moderni ritrovati della serie Bar è presente, quindi abbiamo il cursore che disarma le molle dei cani HC, lo scatto Super Feeder tarato a un peso di sgancio di 1100 grammi e l'appoggiaguancia regolabile. Tre i calcioli da 12, 20 e 25 mm più un eventuale spaziatore da 5 mm che può essere interposto per variare a proprio piacimento la distanza di ingaggio del grilletto. Si tratta, a nostro avviso, di una delle proposte più interessanti per la prossima stagione venatoria per il cinghiale. Veramente atipica, ma anche veramente interessante. Adesso non resta che vedere come spara. Con l'ottica impostata su un ingrandimento si ottiene la stessa prontezza al uso e al tiro istintivo di un normale red dot. L'appoggiaguancia regolabile garantisce il massimo comfort e il cursore di armamento tipo garantisce la massima sicurezza d'uso. Quante sono? Due giorni di cose? Guadagno a 5.000 euro. La bar garantisce sempre la massima istintività d'uso, rapidità e fluidità di funzionamento, anche in questo allestimento così particolare. Era il primo anno con la via. Con l'ottica a un ingrandimento, l'istintività di utilizzo, come avete potuto vedere, è la medesima di una carabina tradizionale per il cinghiale con un puntatore a un collimatore a punto rosso o le mire metalliche. Con l'ottica a 6 ingrandimenti e la canna da 56 cm, l'arma diventa uno strumento di alto rendimento per i tiri più lunghi. Come potete vedere, questa è la rosata di tre colpi che abbiamo utilizzato, che abbiamo realizzato a 100 metri in appoggio anteriore, utilizzando munizioni commerciali Browning BXR con palla da 155 grani. Come potete vedere, sono risultati del tutto paragonabili a quelli di una bolt action, ma ottenuti con un'arma semiautomatica per il cinghiale.